L'abiltà, l'intelligenza, la promessa di questi giovani sarà sprecata mentre guadagnano la loro misera paga facendo i compiti più semplici e stupidi per l'uomo bianco. I doni che diamo loro oggi non hanno valore perché non possiamo dare loro il dono più grande di tutti, che è la libertà e l'indipendenza. So molto bene che Kamata vede tutto e non dorme mai, ma mi chiedo se Kamata non abbia un po' di sonno. Se è così, prima muoio e meglio è perché quando lo incontrerò, lo sveglierò e gli dirò: "Vieni di Ngubeng qua, Ngubeng Kuka, il fiore della nazione Cosa, stanno morendo." Grazie, Don Pasquale. Quindi questo è l'ambiente in cui vivevano, no? I neri in questo tempo, e diciamo che è prima, no? Della legge dell'apartheid. Bene, la formazione a Johannesburg, ho detto che si è scappato dopo che, ecco, il reggente voleva dargli una moglie, no? Quindi si è scappato. È arrivato a Johannesburg con grande difficoltà, ma viene assunto come guardia notturna in una miniera d'oro e contemporaneamente prosegue i suoi studi. Poi assunto come praticante presso lo studio dell'avvocato bianco Lazar, incontra anche in questo studio un altro amico che gli aiuterà, diciamo, a entrare proprio in contatto con l'ENCI. Quindi questo incontro è stato determinante, no, nella vita di Mandela. Ha avuto anche altre esperienze di praticante in altri studi legali, ma questo, ecco, va notato perché c'è questo momento di incontro. In 1942 si laurea in giurisprudenza. L'anno successivo si iscrisse all'università per frequentare un corso di giurisprudenza propedeutico la professione di avvocato. Supera l'esame di abilitazione. Mandela apre nell'agosto 1952 un proprio studio legale insieme a un altro avvocato, anche egli militante dell'ENCI. La sua vita matrimoniale: ha avuto tre mogli, uno meno del suo padre. E la prima è Evelyn, che dopo 11 anni l'ha lasciato perché ecco, è divenuta testimone di Geova, quindi non condivideva più l'attività politica del suo marito e voleva anche, no, convercerlo a cambiare di vita. E poi viene Winnie, la famosa Winnie, che è riconosciuta, diciamo, come la madre, no, della lotta contro l'apartheid. Ha avuto due figli con lei. E poi alla fine dei suoi giorni ha avuto Grassa, come la terza moglie. Scusate, non sono, oh, non sto passando lei. Quindi, dopo la fine, adesso iniziamo la situazione sociopolitica del Sudafrica, e qua parlerò proprio della legge, no, dell'apartheid. Quindi, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in 1948, il Partito
nazionale degli africani vinse le elezioni e iniziò ad attuare nel paese una politica segregazionista nota come apartheid. Due leggi, no, sono state, diciamo, votate. Il Population and Registration Act e la legge di Group R Act. Queste due leggi permettevano al governo di classificare qualsiasi sudafricano in base alla razza. E questi testi, no, servono a distinguere i neri dai meticci. I meticci dagli indiani avevano spesso risultati tragici e i membri della stessa famiglia si ritrovavano in classificazioni diverse a seconda che un bambino avesse la pelle più chiara o più scura, o il fatto di poter vivere e lavorare dipendeva da distinzioni assurde come i capelli ricci o lo spessore delle labbra. La legge Group R Act era proprio la base dell'apartheid residenziale, l'apartheid che vuole dire separazione. E secondo questa legge, questi gruppi razziali non potevano possedere terreni, occupare locali e operare solo in una zona riservata per loro. Pertanto gli indiani potevano vivere solo nelle loro zone indiane, gli africani nelle loro zone africane, le persone di razza mista nelle loro zone di razza mista. Sì, i bianchi volevano la terra e le case degli altri gruppi. Potevano semplicemente dichiarare la zona bianca e prenderne possesso. Ai neri fu vietato di frequentare le scuole e le università dei bianchi, e così anche tutti gli altri servizi vennero erogati separatamente. Naturalmente, ciò che era riservato alla popolazione nera era nettamente inferiore come qualità e efficienza rispetto allo stesso servizio destinato alla popolazione bianca. Vi fu la perdita del diritto di voto per gli africani. Viene emanato l'atto di proibizione di matrimonio misti, quindi che proibiva i neri e i bianchi di sposarsi tra di loro. I negozi dovevano servire tutti i clienti bianchi prima dei neri. Addirittura l'ingresso e l'uscita dalle chiese avvenivano separatamente per bianchi e neri, tutto, dagli autobus ai cinematografi, dalle spiagge ai bar, dai servizi igienici ai marciapiedi, dagli ospedali agli ambulatori medici di base, tutto era separato. I neri dovevano essere speciali, dovevano avere speciali passaporti. Muoversi nelle zone bianche, pena, arresto o peggio. La popolazione nera non aveva diritti politici e solo i bianchi potevano accedere a certe professioni. Anche nello sport, i neri non potevano partecipare ad attività sportive assieme ai bianchi. Era loro precluso l'accesso alle squadre nazionali. Allora, l'apartheid riguarda l'educazione. Prima dell'apartheid, no, diciamo che gli africani avevano potuto studiare principalmente grazie alle chiese e alle missioni straniere e avevano fondato e mantenuto scuole che avevano questi religiosi che avevano delle scuole per loro. Ma sotto
il governo del partito, i programmi di studio dei collegi africani erano uguali anche a quelli dei collegi bianchi, ma solo che le strutture, il modo di gestire tutto quanto non era lo stesso. Quindi c'era già il razzismo, l'abbiamo sentito anche con il discorso dopo la circoncisione. C'era già. Quindi nel 1953 il Parlamento a maggioranza nazionalista approva il Bantu Education Act, un tentativo di timbrare l'istruzione con il sigillo della patria. Secondo la nuova legge, le scuole primarie e secondarie africane gestite dalle chiese e dai missionari potevano scegliere se trasferire le loro istruzioni al governo o vedere le loro sovvenzioni tagliate ogni anno. O il governo sarebbe fatto carico dell'istruzione degli africani o non ci sarebbe stata alcuna istruzione per gli africani. E agli insegnanti africani era proibito impegnarsi in qualsiasi attività politica e non era permesso criticare il governo o qualsiasi autorità scolastica. Di tutto questo, ecco, certo che c'era una lotta, c'era una resistenza, no? Da parte della popolazione. Quindi la lotta politica dell'ANC, che vuole dire il Congresso Nazionale Africano e South African Native National Congress in inglese, fu fondato l'8 gennaio 1912 e ha come scopo di difendere i diritti e la libertà della maggioranza nera della popolazione sudafricana. Nel 1944, ad opera di Nelson Mandela e i suoi compagni, hanno creato la Lega Giovanile dell'ANC. E Nelson Mandela dice così: noi crediamo che la liberazione nazionale degli africani sarà raggiunta dagli africani stessi. La legge giovanile dell'ANC deve essere un laboratorio di idee e una fonte di forza per lo spirito del nazionalismo africano. Nel 1946, alcuni eventi cruciali influenzarono lo sviluppo politico di Mandela e la direzione della lotta. Il primo era lo sciopero dei 70.000 minatori africani del REF, iniziato per ottenere dei miglioramenti salariali ed abitativi per poter godere di un periodo di ferie di 2 settimane. Questo movimento è stato soffocato dal governo con una forte repressione. L'altro evento fu costituito dall'approvazione da parte del governo della legge Asiatic Land Tenure Act. Riduceva la libertà di movimento degli indiani, circoscriveva le aree in cui potevano residere e commerciare e ne limitava pesantemente il diritto di acquistare proprietà immobiliari. La comunità indiana organizza con i suoi movimenti e lancia una campagna di resistenza passiva che avrebbe avuto la durata di 2 anni. Tutta la popolazione ha fatto proprio di tutto per realizzare questa lotta. Per 2 anni la gente ha speso la propria esistenza per partecipare alla battaglia. Si tenevano riunioni di massa. I terreni riservati ai bianchi venivano occupati e recintati.
2000 volontari sono andati in prigione. Questa campagna indiana diviene un modello per il tipo di manifestazione che stavano e sostenere la Lega Giovenile. Ha dato alla gente un spirito, dice proprio Mandela, un spirito di sfida e di radicalizzazione, e ha tolto la paura della prigione. Nel 1947 Mandela fu eletto nel comitato esecutivo dell'ANC, e diciamo che il primo passo è ufficiale, no? nel momento dell'ANC. E nello stesso anno hanno creato un congresso, no? Un congresso, hanno fatto un patto tra i responsabili dei diversi movimenti per creare un congresso, diciamo, una forza contro il nemico. E hanno creato, l'ANCI ha fatto fare una campagna di sfida nel 1952, in collaborazione con gli altri movimenti. E questa campagna di sfida è basata su atti di disobbedienza, disobbedienza civile, ingresso nelle zone vietate, utilizzo di servizi riservati ai bianchi, rimanere a giro la sera dopo il coprifuoco e tante altre cose. 8.500 persone sono andate e hanno partecipato proprio a questa campagna. E la campagna si è diffusa in tutto il paese, anche, no? nei paesi, nelle zone rurali hanno partecipato a questa campagna. Sto andando un po' più presto perché, ecco, vedo che il tempo sta andando via. Il 25 e 26 giugno è stato organizzato il Congresso del Popolo con la partecipazione i numerosi delegati, no? E tutti i movimenti, tutti i razzi, indiani, persone di razze, diciamo, miste, africani, anche bianchi. E hanno, ecco, approvato la Carta della Liberazione. E che questa carta diceva, faceva l'esaltazione dell'abolizione della discriminazione razziale e l'insistenza di diritti uguali per tutti. Accoglie tutti coloro che accettano la libertà di partecipare alla creazione di un Sudafrica democratico e non razziale. Quindi questa carta ha aiutato proprio, no, a andare avanti nella lotta. Ma già in questo momento hanno iniziato a perseguitare Mandela. Nel dicembre 1956 vengono arrestati 156 dirigenti delle organizzazioni, anche Mandela. E come scopo dicono che alto tradimento e di congiura nazionale mirante a rovesciare con la forza il governo in carico, sostenendovi un stato comunista. Per questo li hanno tutti arrestati e imputati, tutti dopo l'arresto. Diciamo che questo processo ha durato 5 anni, 5 o 6 anni, ma dopo sono tutti assunti. Da una lotta politica pubblica e pacifica, le cose cambiarono dopo il massacro di Chapelville il 21 marzo 1960. Mandela inizia allora una vita clandestina.
E diciamo che proprio dopo questo massacro che, ecco, Lenci ha cambiato la sua politica, ha radicato la sua posizione, ha iniziato a cercare una lotta, diciamo, un po' più dura. Quindi e Mandela in questo momento inizia una vita clandestina. E anche in questo momento che l'ANC crea un movimento, no? Dentro l'ANC è, diciamo, una polizia per fare, e si chiama la Lancia della Nazione, e che è guidato da Mandela. Come sopra accennato, il processo, come avevo detto, di tradimento e di altri antigovernati si concluse nel marzo 1961. Tuttavia, dopo il verdetto, inizia per Mandela il periodo di clandestinità e di totale dedizione al lavoro politico. Alla fine del 1961, l'ANC ha ricevuto un invito per partecipare a un congresso in Addis Abeba, una conferenza organizzata da Pan African Freedom Movement for East Central Southern Africa. Il congresso sarebbe l'occasione migliore per garantire all'ANC importanti contatti e per procurare sostegno, denaro e addestramento per il movimento della lotta armata. E è stato il momento per Mandela a incontrare tanti politici, leader dell'Africa, in questo momento panafricanista, quelli Nyerere, Kaunda, Sekou Touré, Senghor, Buguida, e tanti anche i movimenti di liberazione del Mozambico, Angola, Algeria, Capo Verde e tanto altro. Ma dentro l'ENCI c'è una politica di cooperazione interrazziale. Ma questo non è vista con, è stata vista con perplessità dai leader africani, no? Quindi c'era una diffidenza alla maggioranza dei leader, della maggioranza dei leader africani. Mandela viene arrestato dopo il suo giro in Africa, anche a Londra, torno in Africa del Sud. E Sudafrica, in Sudafrica, e proprio quando torno li hanno arrestato. Era il 5 agosto 1962 dello stesso anno, e quindi dopo 5 anni di carcerazione per istigazione allo sciopero e per aver lasciato il paese illegalmente. E mentre sta in prigione, la polizia ha trovato anche scoperto documenti relativi al piano di Mandela per una guerriglia urbana. Così accusarono lui e i suoi compagni di sabotaggio. Nel 1963, con altri 9 imputati, è nuovamente processato, questa volta per sabotaggio e per tutta la condanna a vita, diciamo. Qua vi faccio ascoltare, no, il suo discorso al processo. Devo condividere. Un attimo.
Purtroppo mi sentite? Sì, ci sentiamo bene. Sì. Ok, sto mettendo l'audio. Ok. Non si sentiva cadere lo spillo sul pavimento, mentre cominciava il suo discorso. Vostro Onore, io sono il primo imputato. Sentite? Io ammetto Sì. immediatamente Sì. di Grazie. essere stato una delle persone che hanno aiutato a formare un conto Uisisui e che ho svolto un ruolo di primo piano nei suoi affari fino a quando non sono stato arrestato nell'agosto del 1962. Avendo detto questo, devo affrontare immediatamente la questione del sabotaggio. Credevamo che come conseguenza della politica del governo, la violenza del popolo africano fosse diventata del tutto inevitabile. Sentivamo che senza sabotaggio non ci sarebbe stata nessuna possibilità per il popolo africano di avere successo nella lotta contro il principio della supremazia bianca. Tutti i modi leciti di esprimere opposizione a questo principio erano stati esclusi dalla legislazione ed eravamo stati messi nella posizione in cui dovevamo accettare uno stato permanente di inferiorità o sfidare il governo. Abbiamo scelto di sfidare il governo. All'inizio abbiamo infranto la legge in modo tale da evitare ogni ricorso alla violenza. Il Congresso Nazionale Africano, ANC, fu formato nel 1912. Inviò una delegazione al governo nella convinzione che le rimostranze africane si potessero risolvere attraverso una discussione pacifica e che gli africani potessero avanzare gradualmente verso i pieni diritti politici. Ma i governi bianchi sono rimasti indifferenti. Più di 8.500 persone hanno violato le leggi sull'apartheid e sono finite in prigione. Eppure non c'era stato un singolo caso di violenza. Nel 1960 ci fu la sparatoria a Sharpeville, che portò alla proclamazione dello stato di emergenza e alla dichiarazione dell'ANC come organizzazione illegale. L'ANC ha rifiutato di sciogliersi e ha continuato ad agire di nascosto. Sono possibili quattro forme di violenza. C'è il sabotaggio,
C'è la guerriglia, c'è il terrorismo e c'è la rivoluzione manifesta. Abbiamo scelto di adottare il primo metodo e di esaurirlo prima di prendere qualsiasi altra decisione. Il sabotaggio non ha comportato la perdita della vita. E se la politica ha dato i suoi frutti, il governo democratico potrebbe diventare una realtà. L'ANC ha passato mezzo secolo a combattere il razzismo. Quando trionferà, e sicuramente accadrà, non cambierà quella politica. Durante la mia vita ho combattuto contro la dominazione bianca. E ho combattuto contro il dominio nero. Ho accarezzato l'idea di una società democratica e libera. Cui tutte le persone possano vivere insieme in armonia e con uguali opportunità. Questa è un'idea per la quale spero di vivere e vederla realizzata. Ma a vostro onore, se è necessario, è un'idea per la quale sono pronto anche a morire. Senza figli. Questa è. Ecco, è un'idea per la quale sono pronto a morire. E un La attimo, vita. ecco di. Esatto. Cerco di tornare al discorso. Lo vedete? Sì, vediamo. Ok, allora vedete il PowerPoint? Perché io non ce l'ho il ritorno. Sì, si Sì, vede. sì. Ah, ok. Si vede. Allora, Mandela ha fatto, dopo questo discorso, ha fatto 27 anni. 27 anni in prigione e nelle situazioni dure e durissime, no? Con il passare anni, degli anni, Mandela si è adatto alla situazione e le stesse autorità della prigione dovettero trovare un sistema di convivenza con questi prigionieri politici che implacabilmente mettevano in discussione il sistema carcerario e il provvedimento nei loro confronti, ogni volta che ne aveva l'occasione. Inoltre, poco alla volta, l'opinione pubblica iniziale e i governi dei paesi democratici iniziarono a farsi sentire e a manifestare solidarietà e a questi, a il fatto che sono stati condannati a vita. Allora, nel 1982, Mandela viene trasferito nel carcere di Pollsmoor, in seguito nel penitenziario di Witwatersrand,
dove occupava un villino tutto per lui e poteva comunicare maggiormente con l'esterno. Nelson Mandela era infatti diventato un simbolo mondiale e all'interno del paese era il riferimento fondamentale per i colloqui avviati al fine di superare il regime, l'apartheid, il 2 dicembre, 2 febbraio 1990 viene dichiarato la fine, la fine dell'interdizione per l'ANC e Mandela fu rilasciato pochi giorni dopo, l'11 febbraio. Nello stesso anno, in risposta alle pressioni internazionali e alla minaccia di una guerra civile, il nuovo presidente, no? Quindi è quindi entrato in dialogo con Mandela per poter, ecco, trovare una soluzione e mettere fine all'apartheid. Mandela, che nel frattempo aveva ricevuto il premio, bon, qua stiamo parlando, no, dopo la prigione di Nelson Mandela, quindi dopo la prigione è uscito chiaramente, è vero che volevo farvi sentire il discorso quando lui è uscito dalla prigione, ma adesso la tecnica. Finiamo questo e se c'è ancora il tempo vi faccio ascoltare il discorso quando è uscito dalla prigione. Quindi Mandela è stato presidente per 5 anni. Tra i suoi traguardi ci sono la Commissione per la Verità e la Riconciliazione del Sudafrica, pensata per documentare le violenze, le violazioni dei diritti umani, per aiutare vittime e carnefici a chiudere i conti per il passato, sebbene i risultati siano controversi, perché ecco, la Commissione ha posto le basi per una giustizia riparativa, un processo che si concentra più sulla riparazione che sulla punizione nei confronti di una nazione ancora dolorosamente segnata dai secoli dei cicatrici. Possiamo dire anche sì, oggi, no, e dopo il suo tempo come presidente è stato criticato, no, anche dagli analisti, che come presidente non era così famoso, no, per poter gestire il paese, perché sul piano dell'economia e altre cose ci sono da dire, ma e questo non toglie niente, no, a questo personaggio famoso che è Mandela. E Mandela, dopo aver lasciato l'incarico del presidente, ha trascorso il resto della sua vita lavorando per la pace nel mondo e combattere la povertà e sensibilizzare il mondo su l'HIV. È morto in dicembre 2013 all'età di 95 anni. Ogni anno il 18 luglio viene ricordato con Nelson Mandela International Day, una ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite per commemorare il suo servizio e il suo sacrificio. Bene, e vado a mostrarvi il discorso che è stato rilasciato nel 1989. Ho scritto: come vedi, dopo tutto questo, il mio desiderio di un figlio non si è esaudito, quindi questa è la vita. Questo è il rapporto speciale di un giorno storico per il Sudafrica.
Buonasera, 27 anni e 7 mesi dopo essere scomparso dalla scena mondiale diventando il simbolo invisibile della resistenza nera al dominio dei bianchi, Nelson Mandela oggi ha lasciato la prigione di Victor Verster vicino a Città del Capo. Neri e bianchi vedono in Mandela l'unica speranza per la fine dell'apartheid. I wish to go to my own world during my trial in 1964. Today, as they were then. I quote, I have fought against white domination. And I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an idea which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Bene, penso che ecco, siamo circa alla fine della presentazione. È vero che ecco, non ho potuto presentare bene il tempo, per causa del tempo, no? E la sua vita dopo, o prima la sua vita dentro la prigione e poi dopo la prigione, come lui ha vissuto. Penso che ecco, e la discussione, il dialogo no, ci aiuteranno a approfondire no, questo aspetto della sua vita. Bene, grazie per l'ascolto, vi lascio con questa citazione di Nelson Mandela. Essere liberi non significa semplicemente liberarsi dalle catene, ma vivere in modo da rispettare e promuovere la libertà degli altri. Bene. A voi, Tony. E... grazie. Mi sentite? Sì. Ok, grazie mille. Don Didier per questa presentazione di un uomo di questo valore grandissimo e hai potuto darci un, diciamo, un'ora. Certamente che ci sono tante cose, no? Però hai in questo tempo breve, diciamo, presentare Nelson Mandela per noi. Adesso la parola alle persone che hanno delle domande e qualche chiarificazione da fare. E questo tempo possiamo fare questi chiarimenti, no? So che Don Didier è ben preparato, no, per rispondere a tutte le domande e chiarificazioni che abbiamo. Anche i contributi.
Allora, la mia fonte, no, è stato il suo libro che, ecco, ho preso da Don Venance, non so se vedete. E Nelson Mandela, un long chemin vers la liberté, un lungo cammino verso la libertà. No? Penso che ho trovato anche il file, quindi dopo la presentazione ve lo mando, Antonio. Ok, grazie. Domande? Don Didier? Sì. Non so se nel Sudafrica e comunque i paesi di quella zona lì c'è un concetto multidimensionale, no? Che si chiama Ubuntu. Sembra che Nelson Mandela pure ha contribuito anche allo sviluppo di questo concetto che è davvero multidimensionale, no? Tocca l'umanesimo a un tratto epistemologico e comunque è proprio multidimensionale. Non so se nella biografia c'è stato un accenno al suo rapporto con questo concetto. Allora, per dire la verità, non ho letto, no, la sua posizione proprio su questo concetto, ma Mubuntu si può già, no, trasvedere, no, nel suo discorso, nella sua lotta, proprio come lui ha cercato di rilevare l'uomo, che sia bianco, che sia nero, che sia indiano, no, e a dare il valore all'uomo proprio, no, a dare dignità all'uomo. E se vi ricordate, ha detto che, ecco, all'inizio ho messo questo PowerPoint, che per la dignità è pronto a dare tutto per non mai perdere, no? No? Vuole dire che, ecco, la vita di un uomo ha più significato, di tutto, e non c'è una razza che sia più dell'altro. Quindi e semplicemente è quello che posso dire. Dico, non ho potuto letto niente riguardo a questo nel libro, forse che c'è una parte, è un libro di 600 pagine, quindi non ho potuto leggere tutto, ma comunque se qualcuno ha un contributo si può anche, no, aiutare a capire meglio. Grazie. Io vorrei condividere tre piccole idee. La prima riguarda il testo, l'autobiografia. Non è una biografia, è una autobiografia. E ciò che colpisce nel modo di scrivere di Mandela è la narrazione, direi, non è semplicemente una narrazione, ma una narrazione che diviene nello stesso tempo un'occasione di ripensamento dell'esperienza. E ci sono due modi di scrivere. Uno può fare una narrazione puramente memoriale, ok? Racconto le mie memorie, e cerco di seguire una linea cronologica, gli eventi importanti della mia vita, ecco. Ma l'autobiografia di Mandela non è proprio stata scritta in questo modo. Ogni evento che descrive lo ripensa e ne trae delle lezioni, sia per la propria vita, sia per la lotta, la causa per cui lottava, no? Quindi questo aspetto è veramente interessante e fa sì che leggere questo testo dall'inizio fino alla fine è un po' come fare un percorso proprio iniziatico. Ecco, non lascia mai, non racconta mai un evento lasciato così in aria. Si sofferma e poi ragiona sull'evento. Quindi è davvero un modo
direi iniziatico, no? Di ripercorrere la propria traiettoria e di trarne sempre delle lezioni di vita. Questa è la prima idea. La seconda idea riguarda questa sua affermazione, dice, questo, io ho combattuto il dominio, ho fatto così, è la causa della sua vita, direi. Dice, io sono pronto anche a morire per questa cosa. E questo mi ha fatto pensare a un'affermazione di Malcolm X. Malcolm X diceva, no, che se uno non è... no, non so se sia Malcolm X o Martin Luther King, uno dei due. Probabilmente Martin Luther King. Se diceva che se nella tua esperienza di vita non puoi dire che tu sei pronto a morire per una cosa, non hai trovato ancora il senso della tua vita. E Malcolm X dirà un'altra cosa quasi simile, dicendo, se non sei capace di morire per la verità o per la giustizia, non bisogna pronunciare queste parole, che sono parole senza senso. Se tu non sei capace di morire per la verità e la giustizia, allora togli dal tuo linguaggio queste parole. Ecco. E l'ultima cosa riguarda l'eredità, l'eredità di Mandela, un'eredità molto controversa, molto discussa. Ecco, io dico effettivamente il Nelson Mandela dopo gli anni 90 è stato più idealistico che realistico. Non è proprio il Mandela degli anni di lotta, ma nonostante tutto non si può rimettere in discussione l'eredità politica di uno che ha fatto 27 anni in prigione. Questo non è dato a tutti. Ecco, quindi ha sofferto per questa causa, e quindi fare quanti di noi, di quelli che lo criticano, sono capaci di fare, di fare 27 anni in prigione. E quindi a volte vogliamo essere molto esigenti nei confronti dei nostri leader e dimentichiamo che sono uomini come noi, che ecco, tanti di loro hanno fatto dei sacrifici, anche se secondo il nostro modo di vedere le cose potevano fare molto di più. Ecco, quindi volevo sottolineare questo aspetto, no? Ma direi che anche il fallimento di questa sua politica di apertura nei confronti degli africani dopo la sua liberazione, a volte alcuni hanno tendenza a dire che sì, la sua politica di apertura è stata una politica di circostanza, una politica, diciamo, una cosa per... rassicurare i bianchi e così via. Ma io dico no, in realtà ciò che ha voluto fare entra, si scrive nella sua prospettiva politica, perché la sua prospettiva politica è proprio quella di creare una nazione a cobalena, come lui stesso la chiamava, no? Questa nazione. Ecco. E allora ciò che ha mancato non è il fatto di aver adoperato il modello giuridico africano, che è quello della verità e della riconciliazione, della riparazione, ma di non aver spinto questo modello fino alla fine, perché la riparazione è rimasta sostanzialmente più simbolica che sociale. Ora, la riparazione simbolica non basta. E quindi questo aspetto, l'altro aspetto, l'aspetto della riparazione economica è stata un po' questo aspetto è stato abbandonato un pochettino ed è questo che spiega oggi tutta questa violenza che sta riemergendo in Sudafrica. Ecco. Quindi volevo condividere queste tre cose.
Domande? Non ho domanda, ma vorrei dire a viva voce, anche se l'ho scritto, siamo in luto. In Africa abbiamo perso un uomo di stato di grande valore. Il presidente John Magufuli è deceduto. Aia, aia, E voi conoscete che è un grande, tra i grandi presidenti dei nostri paesi dell'Africa, e lui proprio potrei dire è il figlio spirituale, se non il discepolo di Julius Nyerere. Il suo modo di dirigere la Tanzania, proprio come lo faceva il maestro Mwalimu, come lo chiamiamo in Swahili. Mwalimu significa maestro Julius Nyerere. Appena è deceduto alle 18, un arresto cardiaco, un infarto fulminante. Pace veramente alla sua anima. Solo i presidenti che fanno la fierezza del nostro continente sono loro che muoiono, ma quelli più stupidi e grandi tirani stanno ancora a campare mentre i buoni se ne stanno andando. Mi dispiace. Appena abbiamo ascoltato le buone cose su Mandela, e così concludere l'incontro con questa notizia non è così felice, però dobbiamo affrontare anche queste realtà. Pace alla sua anima, e lo Grazie. portiamo come la nostra sorella ha detto, no? Delle nostre preghiere, no? Io voglio chiedere qualche domanda su la presentazione fatta. Chiedo la Ok, parola. vai così. Grazie. Ok. Prima di tutto faccio complimenti a Didier Sosa per questa bellissima presentazione, molto documentata e molto ricca. Grazie davvero. Una cosa che è stata sviluppata ma non approfondita è ciò che riguarda la sua vita familiare, la vita familiare di Mandela. La sua infanzia si è presentata anche nei particolari, no? La perdita del padre, la vita, l'iniziazione, eccetera. Però in seguito è venuto a mancare, no? Questo aspetto, eh? L'influsso della sua vita familiare. Non l'ho visto molto in questa presentazione. Sposato prima con Winnie e dopo con Graça, e ha avuto figli. Anche questo penso abbia un influsso sul suo modo di vedere il popolo, di vedere la lotta sua. Un altro aspetto che rimane in ombra è ciò che Padre Venanza ha sottolineato, l'eredità di Mandela, perché dopo la morte o dopo Mandela la vita politica non è all'altezza della sua lotta. Allora pone il problema della vita di coloro che sono associati a questa lotta, i suoi collaboratori. Almeno due presidenti sudafricani dopo Mandela sono stati mandati a casa per corruzione. E questo, a mio avviso, rivela anche un fondo non buono nel popolo o nei dirigenti soprattutto, che fanno lotta o fanno finta di lottare, ma cercano di più i loro interessi. Anche nelle associazioni, molti che fanno militanza e attivismo, ma in fondo non sono pronti a morire per le cause che proclamano. E ciò che ho voluto aggiungere, sì,
come contributo, anche come domanda anche a Didier per questo aspetto, no? Perché la sua vita familiare non è stata messa in evidenza nella seconda parte della presentazione. Grazie. Ok, grazie Don Didier e grazie per il contributo. E penso che ecco, nella seconda parte, no, la vita, ma la sua vita familiare. E quello che posso dire, no, è proprio il fatto che, ecco, si è dato per questa lotta. Quindi non aveva neanche il tempo. Quando ha iniziato, no, la vita clandestina, no, e viveva in modo clandestino, no, non incontrava neanche la sua moglie, si viveva un tempo qua, un tempo lì, quindi è per quello che è proprio quello che ha detto Don Venance, no? Quando sei pronto a dare la tua vita per una causa, sì, allora lo devi dare, no? E ha dato davvero questa vita per questa causa, sì. Già, e penso che anche la causa di queste separazioni, perché prima, no, e con la sua prima moglie, l'altro andava sempre, era sempre nello studio, era sempre nelle sue attività e politiche, e veniva a casa e lui ha detto, no, nel suo libro, che aveva, lui piaceva rimanere con i suoi figli, ma piano piano che andava dentro, no, e si è messo dentro proprio nella lotta, non aveva più il tempo a dare alla sua famiglia. Quindi cioè, penso che ha influenzato proprio, no, su questo aspetto della sua vita, e per quello anche, no? E Winnie che dopo, che bon, diciamo che Winnie è stata molto tempo con lui e ha condiviso, no, questa lotta proprio con lui, ma a un certo punto quella è stata ancora più dura di Mandela, perché a un certo punto Mandela promuoveva già il dialogo, no, l'apertura, ma lei è rimasta, no, nella sua linea, ha continuato, no, anche a fare, diciamo, a uccidere, a fare delle atti di violenza, e questo non andava più con, diciamo, la filosofia di Mandela, quello che, ecco, si sono lasciati. E penso che l'ultima moglie, penso che l'ha presa solo per, ecco, poter garantire, no, la sua vita, il fine della sua vita. E l'influenza della sua vita familiare e dell'infanzia, sì, l'abbiamo, è quello che ho sottolineato attraverso questi eventi. Lui stesso aveva sottolineato alcuni eventi della vita che già lo stava preparando a questo stato politico, no? A questa attività della vita politica. Grazie per il contributo. Prego, prego. E per la corruzione dopo Mandela? Certo, ma è quello che, ecco, vediamo, no, in tutta l'Africa. Quello si vede quando non hai la convinzione, è solo, diciamo, un discorso che stai facendo per i soldi. E questo lo vediamo oggi in tutti questi presidenti africani. No, oggi anche sì, abbiamo tanti che dicono, ecco, io sono dell'opposizione, ma quale opposizione? Quando vengono lì cosa fanno? Quindi sono tutti gli stessi, ma possiamo, ecco, ringraziare il Signore perché in questi momenti ci sono tanti giovani che, no, che iniziano a capire, e iniziano, ecco, e piano piano a entrare in questo processo, ma devono essere attenti per non lasciarsi corrompere di questi anziani. Perché tutti questi sono così, no? Quindi la corruzione ha lasciato
diciamo, un patrimonio grande, ma non hanno potuto, il suo partito, proprio non ha potuto, ecco, continuare in, questo, in questa dimensione. E, ecco, abbiamo visto, no, come Jacob Zuma e tanti altri, come hanno gestito il paese. Questo è anche, diciamo, no, la fama dell'uomo, lo spirito, no? Lo spirito di Mandela. Lui credeva a quello che faceva e realizzava quello che ha creduto. Quindi preghiamo e imploriamo il Signore che ci dà, no? Questi dirigenti che, ecco, hanno lo scopo davvero di aiutare per la liberazione del popolo. Grazie, grazie Didier, grazie. Grazie. Una proposta, penso, non è una domanda. Vorrei sapere se è possibile di conservare questi documenti di conferenze. Come fare per avere questi documenti, noi che siamo auditori? Tony ti può rispondere. Sì, cioè, penso che c'è una politica per... Normalmente dopo le lezioni, quando abbiamo concluso le lezioni, mettiamo tutte le presentazioni insieme e poi diamo come un sussidio, no? Alle persone, e poi danno qualcosa, no? Per la, come dire, no? Per la stampa, no? Perché dobbiamo stampare e lavorare sulle cose, e poi così si fa. Quindi non ti preoccupare, ci sarà questi presentazioni non documentati. E sì, hai parlato un po' sulla questione di Winnie Mandela, no? Cioè, io volevo, siccome lei era proprio con lui fino alla fine, no? Anche quando portavano Mandela fuori a casa, tutto, anche lei ha sofferto il carcere, no? La prigione, no? Tutte queste cose, no? Per questa causa. Quindi, qual è il, come dire, il motivo principale, no? Perché lei ha lasciato Mandela, anche dopo hanno ricevuto questa liberazione, che combattavano, cioè per cui combattavano, perché lei ha lasciato il suo marito. Certamente che Don Venas diceva qualcosa, no? Sull'aspetto dell'ideologia, no? Lui si rimaneva nell'aspetto ideale, no? Invece dell'aspetto realistica, no? Però io non lo so perché lei ha lasciato il suo marito invece di godere insieme e continuare a lottare, no? Per la liberazione, diciamo, completa. Lei si è lasciata, lo ha lasciato, ma perché? Allora, sinceramente, si può dire solo quello che ha detto Mandela lui stesso. No, ha detto che, cerco di leggere se riesco, no? Che è stata coinvolta in oscuri episodi e recentemente condannata in primo grado per sequestro di persone e aggressione. Ma ha detto che non dubitava della sua innocenza, ma l'esistenza di gravi divergenze su numerose questioni rendevano inevitabile la separazione. È quella dichiarazione che ha fatto lui stesso e Mandela, no? E riguarda a Winnie, no? Il 3 aprile ha fatto ufficialmente questa dichiarazione. Ma quando ho letto alcuni commenti,
dicono che è stato anche ha tradito, no? E Mandela, quando Mandela era in prigione, dicono, alcuni altri dicono, ma è vero che è rimasta nella linea un po' dura, quindi sappiamo che alla fine, dopo la prigione, Mandela ha cambiato la sua politica, è diventata una politica, diciamo, di apertura, no? Di collaborazione con gli altri, ma lei è rimasta, diciamo, nella linea dura, ha continuato a combattere, no? Con gli altri, con, diciamo, i crimini e tante cose. E penso che questo, come per qualcuno, diciamo, quando io parlo di Mandela, è uscito qualcuno che vuole già adesso creare, diciamo, un movimento di riparazione, un movimento di riconciliazione, non può continuare, no, a vivere come una che ha questa idea, no, di sempre di separazione, di guerra. No, è una lettura che io sto facendo io stesso, quindi penso che in questa linea è quello che ti posso dire. Non so se questa, ci sono altre... questa idea di pace, cioè vivere questa pace con questa idea, no, di Mandela, no, di vivere con la pace, la stessa libertà, uguaglianza per tutti, era proprio una cosa che ha aiutato il paese. Non è che dovevano uccidere le persone, no, però proprio quella idea ha proprio portato avanti lo sviluppo e la libertà, cioè concreta, no, per tutti in quel paese. Allora, io penso che, ecco, logicamente Mandela non poteva più rimanere nella stessa linea, perché, ecco, lottava per una cosa, no? L'abolizione dell'apartheid, e l'ha avuto come risposta, no? Quindi è lui stesso che ha messo i piani per poter creare adesso una certa riconciliazione del paese. È proprio lì che, ecco, diciamo che ha peccato, non ha potuto, è rimasto nelle idee, non ha potuto trovare il modo di creare azioni proprie sul campo per favorire, no, questa riconciliazione, questo sviluppo del paese. Ma dobbiamo sapere che la ferita era grande, in 5 anni non poteva risolvere il problema neanche, in questo senso. E poi si deve vedere anche la sua età. Età, no? Si aveva già 80, 86, 80, 90 anni, quindi io penso che la linea che poteva prendere sempre deve essere questa linea, perché hai lottato per una cosa che è di abolire proprio, no, la patria, l'ha avuta, no? Quindi non c'è più altro che di continuare sulla linea, no, della riconciliazione. Non grazie. Poteva, non so, se uscendo non può più dire, ecco, perché deve continuare a lottare, deve continuare a... No, non c'è più ragione per continuare in questo senso. Io pensavo che c'era ragione, no, per quanto riguarda l'aspetto economica, perché la libertà politica li hanno dati, però l'aspetto economica stava nelle mani di questi bianchi, no? Cioè, per quello anche alcuni dicono che ha causato, no, anche la regressione, no, del paese, no? Quindi loro non potevano proprio fare tante cose che dovevano fare, perché il potere economico non stava nelle loro mani. Quindi, è proprio questo, è la lettura delle persone. Quindi. Sì, ma il problema è che lui al questo momento era già il presidente. Sì. Quindi vuol dire che deve riprendere le armi che hanno usato gli altri contro di lui. Io penso che non è lì proprio la soluzione, no? Se non dobbiamo, ecco, lasciarci andare, no, nella violenza, perché gli altri hanno usato la violenza contro di noi.
No, no, c'erano delle questioni sociali, di riparazione sociale. Per esempio, la questione delle terre. La questione delle terre è una questione concreta, perché gli africani o i bianchi avevano preso le terre delle popolazioni indigene. Ecco, allora su questa questione, per esempio, adesso c'è l'altro, come si chiama, quel giovane che sta facendo questa guerra, questa battaglia, no? Proprio per la redistribuzione delle terre. Questa è una questione concreta. Allora, non si deve. Julius Malema. Malema, ecco, Sì, Julius Julius Malema. Malema, Ecco, sì. quindi è vero che il concetto di riparazione è un concetto giuridico africano, è proprio nella nostra filosofia del diritto, la riparazione. Risolvere i conflitti vuol dire riparare i conflitti e ristabilire l'armonia. Ora, l'armonia non può essere ristabilita senza la verità e senza la giustizia. Ora, la giustizia vuole che chi è stato privato dei propri beni possa recuperare i propri beni. E quindi su questa questione della restituzione delle terre, Mandela non ha avuto una buona politica, diciamoci la verità. E finora solo l'attuale governo ha deciso, no, di affrontare questa questione, no, della restituzione delle terre. Ecco. L'ultima domanda per Don Didier Sì. è, dopo queste, cioè, letture che hai fatto su questo uomo grande, cosa ti ha portato, no, questo cammino che hai fatto, no, con Mandela, diciamo così? Bene, cioè io penso che su tanti piani, no, ho avuto soddisfazione, no, riguardo alle mie idee personali, no. La prima cosa è che quello che stai cercando, sai, devi sapere che i mesi per arrivare, no, a quello che hai nella mente sono solo mesi, non possono essere, diciamo, la fine, no? Per esempio, lui nella sua lotta, quando diceva: io, la mia fine è la libertà. Quindi, quando c'è la possibilità di dialogare, entro nel dialogo, ma quando non c'è più nessuna possibilità, no? Ha finito le sue, diciamo, le sue carte, non ci sono più altre cose, allora andiamo, cioè, un po' con forza per chiedere quello che è per noi, no? Per chiedere, per dire, no? Che avere una convinzione nella vita e fare tutto per arrivare alla fine di questa convinzione. L'altra cosa è proprio il suo sguardo sull'educazione, il suo sguardo sull'educazione, e ha puntato proprio su questo, dicendo, se lui, è stato il primo nella sua famiglia a andare a scuola, e vedendo ciò che accadeva attorno a lui, ha detto, no, nel suo libro, che la prima cosa è di sapere, di cercare a conoscere la storia del suo popolo. La storia del suo popolo, quindi non possiamo continuare la vita senza sapere questi che hanno combattuto prima di noi. Ha cercato a capire, no, questo, e ha dato anche all'educazione una grande forza, no, nella vita. Quindi sono delle cose, dei punti, no, grandi. Anche, no, la sua capacità di leadership. Leadership, ha detto, no, che quello che ha saputo vivere, come questo reggente, ha saputo gestire il suo popolo, saper ascoltare, saper,
cercare il consenso, no, tra di altri. E l'altra cosa, no, che mi ha anche molto colpita è proprio, diciamo, nella sua ricerca di libertà ha cercato di collaborare con tutti, che sia neri, che sia asiatici, che sia bianchi, a collaborare con tutti per poter arrivare a risolvere il suo problema. Quindi sono alcune cose, alcune piccole cose, no, che leggendo ti colpisce, no, e ti fa riflettere. Grazie. Grazie mille, Don Didier. Sì, e per finire vi invito davvero a leggere, no, il suo autobiografico. È una cosa, quando inizi a leggere non puoi fare altre cose, perché è uno che sa, che conosce, che sa scrivere. Sai, per dire, è un libro, diciamo, è un ottimo libro. Sai, quando ve lo mando, iniziate da quelli che leggono il francese, no? E cercate di leggere, no? È importante. Grazie. Grazie, Don Didier. E se non ci sono altre domande o chiarificazioni, direi che di terminare questo discorso qui. Abbiamo fatto un'ora, 44 minuti, e abbiamo proprio goduto il momento, no? Con te, Don Didier. E adesso do la parola a Gian Paul di comunicarci il prossimo incontro. Molto bene. Grazie di nuovo a tutti quanti per la vostra attiva partecipazione. Quindi spero di vedervi prossima settimana, sempre lo stesso ora, no? La stessa ora e poi lo stesso giorno, sempre mercoledì alle 9. E infatti prossima settimana avremo la possibilità di sentire parlare della figura di Kwame Nkrumah dal nostro Marc Marie. Ci vediamo. Non mancate, eh? Buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera. Grazie, Don Didier, grazie. Grazie, Don Didier. Ciao, ciao, grazie. Grazie. Per Didier. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci.